Ma che è stata a fa? Musica da strada. Ma vai, è bellissima, guarda. Basta. Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Sky Factory. L'avete cercata, l'avete chiesta, l'avete aspettata, l'avete... E mo ve la guardate. E mo ve la guardate. Per voi in offerta a soli 2,90€. A 2€... Aio, prendo fuoco. Un jukebox usato. Prendi fuoco con me. Più spedizione, più costo di produzione, più elettricità, più acqua, più cibo per Ildar, più cibo per Esi. Ma è una puntata Sky Factory o una promozione di vendite? No, devo morire. Faccio la caratteristica di jukebox. Io non ho fatto la caratteristica di jukebox. Vai. Bello jukebox, bello jukebox. Che facciamo bello oggi? Portoghino, basta. Allora, ciao jukebox. Aia, ho chiesto il disco. Le scatole, sta musichetta. Allora, vabbè, faccio io. Aio. Ecco. Mi rincoglionisci. Allora, vado a rimettere i dischi nelle mail. Basta. Perché ci rimetto sempre io? Allora, il tuo destino. Noi qua dentro ci abbiamo un imp che abbiamo messo da parte. Una safarinetta con l'imp dentro, che questa c'ho a mano. Sì, e spera che spawnano sopra, non sotto. Pezzo di scemo. Ah, no, potrebbero spawnare sotto. A meno male che gliel'hai detto. Potrebbero spawnare sotto. E allora lo possiamo mettere di qua. Qua non dovrebbero spawnare sotto. Non c'è un buco sotto. Ma dove? Qua. E qua? No, dalle vacche no, poverine. Sì, vabbè, tanto i blocchi non ci saranno più. Tanto c'è sta sempre danni. Quello che... Ah no, però qua c'è sta la slaughterhouse. Quindi non possiamo farlo lo stesso perché non l'ammazza. Se l'andiamo a fare posto di zombie. A posto di zombie c'è sta il generatore che ci ammazza. Sì. Ah. Dai, facciamolo niente, qua. Dai. Allora, ma scusa, ma se facciamo il vetro pure sotto, in modo che stiamo tranquilli? No, è che lì c'è un buco. Lì bisognerebbe fare una bellissima cosa. Vediamo un po' se la troviamo al volo. Che si fa in pratica col buco al centro. Ma che? È un quadrato di pietra che si può fare col buco al centro e tu lo metti in pratica dove sta il tubo, così non possono cascare là dentro, per logica. Oh, capito, facciamo. E ricordi? Aspetta, l'abbiamo sto a vedere già come usato. Si fa il volo. L'abbiamo usato ai tempi... Ma se lo rattoppiamo con un cubetto? È il nome che non... E non lo puoi fare, tappalo con un cubetto. Oddio, guardate il coso... No, è scomparso. Il nomino, come si chiamano sti cosi? Perché non lo chiamo? Yender con pollo in testa. Bellissimo. No. Ma io che cappello? È morto. Ma io che cappello c'ho? Ma ah, quello di Zelda, vediamo un po', quale posso mettere? È Link, non si chiama Zelda. Oh, l'ho trovati, decido allora, vediamo un po' come si fanno. Basta, no. Da oggi in poi mi mimetizzo. Mi fate come si fanno? Ah, perché ci vuole il coltellino. Che ci vuole il coltellino? Porca miseria, è come se faceva quel coso, mo. Mordug in crisi. È passato troppo tempo. Della forge microblock. Vediamo un po' che, come si chiama. Chiocciola, no, forge. Quanti non ammazzati sti... No. Cosa è no? Che hai fatto? Che hai preso? Cosa è successo? Abbiamo un carrello in fronte. Questo, basta. Che dobbiamo fare? Dovrebbe esserci un coltellino. Che non mi ricordo come cappero si chiama. E sto guardando nella microblock al volo per vedere come si fa, sperando di trovarla al volo, perché se no lo lasciamo perdere, lo facciamo a rischio. Dov'è? Ecco, no. No, non ce l'hanno messo, come si chiama, della micro baffanbeccolo. Facciamo così, basta. Ma se allora ci mettiamo un cubo sopra? Ah, più che altro sarebbe da metterci un cubo sotto. Vabbè, un cubo. Il problema è che... Sotto costo. Sotto? Eccomi, questa mette... Sotto costo. Ah, mette la cosa, la faccio così, baffanbeccolo. Così se cascano rimangono dentro a quel buco e muoiono lo stesso, malamente. Speriamo. Vai. Vale? Metti la safarinetta, ne... dai. Metticene un altro quarto, punto, no? Lo metto qua, ok. Bravo. Allora, leviamo questa safarinetta e mettiamoci quella con l'imp. Metti, io sto già a guardare se escono, dai, su. Dovrebbero uscire. Su. A noi ci piace sdoppiare i mob. Eccoli. E non sembra neanche che cadano bene. Dai, morite male. Dai, morite male. Oh.
dovete morire male. Ah, uno è morto, ok. Allora, arriva, adesso arriva, queste danno arriva, la roba qua. Arriva la pelle, arriva la pelle, ho fatto tutto. No, ho fatto tutto solo la carne schifosa. Ok, qua sto bloccando. Ma io non vedo nessun mob. Ah, eccoli. No, ma questi sono i maiali che abbiamo messo con gli okay, altri. Ok, ho preso la roba, ho preso la roba. Allora, e questi che danno? Questi maialini bellissimi, noi abbiamo sempre ignorato, sì, danno sia una carne che è questa qui, che si può mangiare anche cruda. Vediamo un po' chi ha poca vita di voi che può mangiare no, la cruda. Nessuno, nessuno. Aspetta, mi faccio due giri. Mi faccio due giri di campo. Ok, e ci dà una pelle che si chiama Implater, che mo la passo pure ai Singer così la vede. Oh, la fa vedere. Me la prendo da solo. Ok, prendila da solo, prendila dove pare. Prenditela in... ok. Che ci si fa con allora, roba? Con quella pelle noi ci possiamo craftare delle armature medio potenti, diciamo, che sono comode, diciamo, a metà a metà. E la cosa bella è che sono già enchantate. Cosa? Le pelli? Ah, no, no, le armature. Se tu te le fai, guarda. Ah, sì, sì. Si auto-enchantano, guarda, guarda, alla cosa caverna. Hanno l'enchant 1. Livello 1, comunque. Ma poverino, mi fanno una pena sti cosi. Il bello è che questa carne può essere pericolosa se mangiata normalmente. Infatti, perché? Per quello volevo farla mangiare. Oh, l'hai fatta? Non riesco a stancarmi, perché dai, dai, corri, corri. Aspetta, corri, do due pinni per qua, così, per colpa della rigenerazione dei cuori. Ma io. No. Perché mi sta da meno? Così faceva rigenerazione del cuore e poi dai, devi mangiarlo. Dai, vediamo, provo a correre. L'hai fatto? Corriamo tutti. Sì, è partita. Eccola qua. È già ingiantata, guarda. Sì. Ci sta io pure tutto. Provo a farlo, aspetta. Mi fanno protection 1, fire 1, proiettile protection, fire protection. Mamma mia, è fortissima. È figa. E pensa, questa è di base. Questa la crafti così tranquillamente con quella pelle lì. No, è figo, è figo, è veramente figo. E guarda che bella tutta enchantosa poi. Sì, tutta enchantosa. Però ti posso dire adesso. Aia. Di fuoco. Aia. Marrano. Lo sai perché sta prende fuoco? Marrano. Aia. Perché ha mangiato quella ciccia. Lol, scemo. E eccoci ragazzi, scusate l'interruzione, il piccolo taglio per il semplice fatto che mi ha crashato Fraps. Continuiamo, dai. Mangia sta così cosa. Così a random. Muori. Sì, mi è crashato. Guarda, allora, guarda. Ecco l'effetto collaterale. Aio. Vedete i mattoncini di carne. Sono circa 10 secondi di danni da fuoco. E quindi è sempre così o c'è una possibilità? No, allora, queste carni di imp hanno la possibilità di mandare a fuoco e in più di, come la carne di zombie, far calare prima la ciccia. Che cavolata. Se non cotte. Se quindi non cotte, più mangi più c'hai fame. Se cotte invece? Guardare adesso se le cuociamo, sempre se abbiamo un po' di qualcosa da cuocere, ok? Un alberello. Vediamo un po' se gliela faccio a cuocerlo con alberello. No, che cazzo era là? Non è bastato l'alberello. No. Aspetta. De tanto carbone. Non c'è un carbone dentro una di queste fornaci. Mordo che è lento, ragazzi. Ma voi lo vedete perché io registro. Gna. C'è il carbone, l'ho preso. Ok, l'ho preso pure io. Ma fa un beccolo. Oddio, ma che brutto aspetto che c'ha. Ho detto allora, che è lento. La ciccia di imp cotta è verde. Ha un'altra caratteristica. E cioè? Mia, ce l'ho. Allora, aspetta, mi do stanca. Volete sapere una ciccia di queste quanta roba, quante cure dà? Quante cure dà? Da 8 cuori, ragazzi. Perché dai, questa recupera 8 cosciotti. Quindi se è cruda ti fa più a fuoco e ti fa morire di fame, ecco. Se picchiami. Cotta ti ridà la allora, vita. Picchiami. Allora, funziona così. Ah. Questa qui sì. C'ha in pratica che oltre che recuperare 8 cuori. Ok. Beh. Sei morì? No, sei bene. Ah, è un casino. Buono, però mi sono avvelenato. Sì, per 2 secondi, 3 secondi. Aio. Ma ecco i cuori ti stai arrivando. Mamma mia, che bello. Con le lucette carine. Fai resistance anche. Sì, da anche fai resistance per 8 secondi. Che bello. Figo. Allora, per tipo un tot dei secondi, per 4 secondi, 5 secondi, ti dà poison. Poi ti dà fire resistance per 15 secondi e ti recupera ben 8 cosciotti. Però mangia la carne cruda, vediamo se vi succede qualcosa adesso. Sì, sì, è uguale, succede alla stessa maniera, perché la carne cruda c'ha proprio quegli effetti. Se però, resisti al visto fuoco. Che abbiamo resistenza al fuoco, non prendiamo danni. Vediamo un po' se quindi danni. Queste erano le caratteristiche che dava l'imp che noi ne abbiamo proprio escluso. Poi un'altra cosina che loro non sanno che è stata aggiunta a questo pacchetto, ma chi ha visto i nostri video lo sa. Se adesso ragazzi provate a fare un attimo una cosa, con la E nella Ney,
nella ricerca dei cosi, mettete Alchemical Furnace, là, quella lì che abbiamo creato. La vedete? Alchemical Furnace, sì. Ok, prova a spingerci R sopra. Non fa niente. Come? R sopra l'Alchemical. Non fa niente. Lo so più. Ah, è vero, perché le ricerche ce l'ho io. Ah, cazzarola. C'hai ragione. Allora, praticamente, che è stato introdotto? Un ragazzo italiano che si chiama DJ Giannuzzo, che poi sarebbe lo stesso che ha fatto una mod passata, che è quella lì della cesta in testa, ha messo questa mod per la, appunto, per la Nei. Quindi? E praticamente la giornata lui, io mi ero dimenticato di dirlo, quindi volevo dirlo qua, perché mi hanno precisato, è italiano, quindi è una mod italiana e va valorizzata. Ah, bravo! Però... battiamogli le mani! Però aspetta, Mordu, una cosa. Dimmi. A me non mi frega niente. Appunto. Allora. Aia, che è sto casino, basta con quelle cosette, basta. Mi sta dando coglioni. Voglio i lucky block, basta. Ok, lucky block. Lucky, lucky. Dove sono? Non chiamare lucky, che se no arriva lucky. Mia, l'ho fatto io, tio, e non ce l'avrete più. No, dacci lucky. Dammi un lucky. Dov'è Quimper? Tornate, Quimper. Ho lasciato Minecraft, mi sei d'accordo? Un attimo. No, sì. Lol. Quimper, torna. Sì. Siamo persi, Quimper. Connessione del cavolo. Torna. I due maschietti erano troppo impegnati a parlare. Infatti, io speravo non se ne accorgessero, quindi rientravo. Ta-da! Infatti, ce ne eravamo accorti. Infatti, era tutto normale per loro. Tranquillo. Era tutto... ce l'avamo accorti solo io. Allora, lucky block. Lucky! Qui c'è un lucky. Qui c'è un lucky. Bravo. Ok, io ce ne ho 4. No, l'ha rotto. Aspettatemi. Era una cacca. No, mi cattivi. È uscito un cubo d'oro. Niente, era il mio. Era il mio cubo d'oro. No, era il mio lucky block. È quello che si frega pure il cubo d'oro, capito? Mi è bastato non lucky, pure il cubo che si devono fregare. Guardalo. Maledetto. Ti attappi? Non ce l'ho. Aia. Tappi. Guarda, guarda come si attappa qua, A posto. Tappi. Ah, finisci. Riattappi. Aiuto, non riesco a rientrare. La moglie è cattiva. Entra, entra. Mi dà il caricamento. Ti stiamo aspettando. Vieni a trovarci. Ma se facciamo un'isola tutta... facciamo l'isola tutta di lag block. No, no. Allora, forse faremo uno speciale, dai. Hai 10.000. Cavolo, 10.000 facciamo l'isola di Lucky... un'isola di Lucky Block e li apriamo tutti. Che figo. Mio Dio. Ti piace? Dai, dai. Mi piace. Noi ci facciamo una piccola base in ossidiana, perché sennò addio proprio. Se ma potremmo pure creare una mini mappa particolare e farci una bella Lucky Block Battle. Anche, sì. Vabbè, la stiamo fantasticando quello che potremo. Sì, in pratica... un labirinto con dentro i lucky block che tu li devi per forza aprire per passare. E la lucky block battle c'è lo stesso senso. Carina. Vabbè. Ok. Io allora, ci sto. Mordo, ecco, abbiamo un problema. Qual è? Prova a saltare sotto il buco. Prova a saltare il buco. Perché? Prova. Buttato. Oddio. Che è? Oh no. Mio Dio. No, fermala, togli la cosa. Che hanno fatto? Non so, io sono spawnati pure sotto. Ma che cosa? I maiali. Sì. Abbiamo un'infinità di maiali. Madonna mia. Vabbè, per fortuna, tipo, non fanno male. Vabbè, dopo li uccideremo. Oddio, no, ho sbagliato a levare. Era quest'altro. Ma allora. Okay. Vabbè, dai, su. Dove sei, Quimper? Danno 10.000 cuori, sti cosi. Sono un sacco di vita, c'hanno. Oddio, quando li togliamo? Ci vorrà una vita pure per quello. Vabbè. Vi conviene salire su e facciamo i laghi. Risaliamo sì. A fare i laghi. Sì, i maiali mi fanno salire, ok. Lol. Oddio, no, perché l'hai messo intorno alla torre? Sì, infatti, chi è che è stato così cattivo? No, perché l'ha messo io, torre? Io odio quella torre, devo implodere. Mo lo leviamo, no. Dai. Oh, manina. Esci dalla manina. Manina, mia. No, mi ha fregato. Vabbè, ma dai, rompiamoli. Che è uscito? Nether Star. Cavolo, ma li rompo tutti, Uno. No, no! Ma perché lei li rompe? Che cazzozza! Ecco. Ragni cattivi! Ma io sempre i ragni, becco, ma com'è? Intanto sempre le esplosioni, io i ragni, ma... E starai sul cavolo ai ragni. Ma poi sei simpatica. Marti. Dun, 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 dun. Ah, questo?
Pozione di esperienza. Vai, non serve a niente però. Ora apro il mio. Che è uscito? Che è quel coso? Che è quel coso? Il salzacappello. Ah, pure il salzacappello. Che tristezza. Slip bag. Cioè, a lei è uscita la roba di legna. Allora. La roba di pelle. Che è questa cosa? La sacchetta d'oro, la sacchetta d'oro, pigliatela. Che ci faccio? È la pulce, te la porti appresso e ci metti la roba dentro. Uscito. Va bene. Dai, su quanti ancora ce ne avete? A voglia te, guarda. Cioè, famo davvero teste. Ma ragazzi, teste. Basta. Questo è quello esplosivo. Cavolo, no, è quello melmoso questo. E ne sono felice perché gli stavo davanti. Slime. Io sono il... Oh, Ilda, che fai? Io sono Esishiro. Dopo questa... Dopo questa è l'ora della statua, ragazzi, dai. Sì, infatti, dopo questa è l'ora della statua. No! Sei morto? Ecco qua. Ho voluto farlo ma leggiamo tutto, il cartello, aspetta. La sono data. No. Non c'è scritto sul cartello. No, è muoio. Come la togliamo la lava? Perché avete aperto il cancelletto? No. C'hai un blocco? Sì. Oddio. Metticelo là se ce la fai. Il cane arrabbiato. Wow, è figa salvato. Però, lasciamola così. Salvato. No, serviva che ci mettevi guarda, quello. Tranquilla, guarda. Mo calma. Poi scende. Lasciamola così, mi piace. Oh, fermi tutti. Che c'è? Che hai fatto? Che è successo? Che ho aperto? Me non ho aperto manco uno. Ah, ho fatto voi. Dai, aprilo. Dai, ecco. Lui ha dato il veleno, capito? No, fai resistance, succhia. Vabbè. Va bene. Andiamo a salire. Come potete vedere la torre non si è rotta, ha resistita, la faccia vostra, yeah! Tada! Ma la vado a rompere io, sono fighissime, c'è una carta. Tanto facile così. No! Vabbè, io vado alla statua. Non si può annaffia, ok. Ci ho provato. Andiamo alla statua. Andiamo a vedere chi è il fortunato di oggi. Io lo so. Pure io. Io lo so. È Mordug. Sì, come mi sento fortunato, una statua in più all'altra statua che già avevo. Ma dovresti è il tuo giorno fortunato, Marco. Ma mo vi faccio vedere la bellissima posa che ha questo tizio. Io lo vedo già da qua giù. Ci siete? Ai. Siete pronti? Vai. Vi presento... Dai, io ci sono. La spaccata di Gesù Cristo. Aia. Lol. È girata di qua, però. Faccio girata di qua. No, l'hai fatto lo spaccato. Aspetta. Rifallo, no, dai. Rifai. Vuoi due cubetti? Uno. Mettiti da sto lato e falla. Ta-da! La spaccata di Gesù. Ok. Guarda, dipingilo. Sei brutta skin. No. Come si chiama sto tizio? Gigi Gionda. Ma che è? Quindi se ti è vedi il nome del ragazzo. Se ti vedi nel video, scrivilo nel commento e... Ringrazia, che è già tanto che stai qui spaccata qua, tipo. Ah sì, quella è mia. Adesso fappo. Aspetta, ando pure io. Vai, andiamo. Secondo me ci tocca portarlo in ambulanza, sto ragazzo. Cioè, si è rotto qualcosa, sicuro. Davvero. Aspetta, che gli mettiamo in mano? Aspetta. Non lo so. Sembra Billy Ballo. Oh, bellissimo, c'ha le palline. Ecco che sta fa danza moderna. No. Ginnastica artistica. Esistono i ventagli. È danza aerobica, c'è ragione. C'hanno le palline oppure il nastro. Ma sai perché? No, raga, voi non l'avete capito. Sai perché c'ha le palline in mano? La giocoliere. Perché le sue se le rotte. Ah, beh. La raccolta. Era un po' senza offesa. Che cattivo. Vabbè, sta con la spaccata. Va bene, ragazzi. C'è il bacino rotto, praticamente. Tivo. Spaccato metà a metà. È vero, qui sono stato cattivo, dai. Chi è questo? Oh mio Dio, c'è un sacco a pelo. Oh, no! Se ti mettevi nella parte blu. Aspetta, Sildan, non ci vediamo neanche. Shift un sacco a pelo, io. Aspetta. Rimani lì. Promettimi che rimani lì. Io scapperei se fossi in te, non so perché. No, voglio provare una cosa, aspetta. È rimasto solo il sacco a pelo. No, rimettiti. Dai, metti il sacco a pelo. Dai. Se mi fai cadere, ti giuro, rimango a casa. No, non ti faccio vedere, giuro. Allora, aspetta, fermo così, Prometti?
No, non cade, no. Che stile, il sacco a pelo anche anti... Gravità schifosa di Minecraft, no. Non si può menare il sacco a pelo, no, non si può manco menare al sacco a pelo. Che figo. Sì. E lui può. Voglio il sacco a pelo quando ci sono i mob. È tipo più il sacco a pelo. Vabbè, ma ragazzi, no. Per questa puntata è tutto. Ricordatevi, per la statua condividete, commentate, bla bla bla, tanto alla fin fine ci lasciate un mi piace, scrivete bene il vostro nick. E un saluto a tutti. Seguiteci dappertutto. E state tranquilli. Ciao ciao. Ciao ciao. Ciao a tutti. Ciao.